Benvenuto a tutti, sono contentissimo di avervi numerosi anche quest'anno. L'anno scorso è andata bene, ma quest'anno pare andare meglio, forse perché è piccola l'aula. Allora, Italian Speaking Community Meetup. Voi vedete sul volantino che c'è scritto Blender Italia Community Meetup. Dall'anno prossimo lo cambieremo in Italian Speaking, come fanno le altre community. Mi sembra più giusto. Era stata chiamata Blender Italia perché era stata organizzata da Blender Italia e seguita da Blender Italia. Queste riunioni le riusciamo a fare grazie all'associazione, io con l'associazione Blender Italia. Chi sono gli associati presenti? Associati? Ci sono, bene. Noi facciamo parte dell'associazione Blender Italia che porta avanti questo tipo di attività, compresa l'Italia Speaking qui ad Amsterdam. Si chiamava Blender Italia, l'anno prossimo la chiameremo Italian Speaking, è più giusto, non la vogliamo indirizzare alla community Blender Italia, ma la vogliamo mantenere come un'attività dell'associazione. Cioè, quindi organizziamo questa riunione, questa chiacchierata che ci facciamo con la community italiana qui ad Amsterdam e andiamo avanti. Sarò breve perché il tempo è poco e voglio far parlare soprattutto gli amici e poi vorrei fare una chiacchierata anche con voi. Allora, benvenuti a Community Italiana. A proposito di questo incontro, che dal 2015, cioè prima non c'era, fino al 2015 non c'era questa chiacchierata che ci facevamo con gli italiani qui ad Amsterdam, dal 2015 in poi abbiamo cominciato a realizzarla sull'impronta delle prime community che sono nate proprio qua ad Amsterdam, quella spagnola per prima, poi quella francese, quella tedesca, sembra una barzelletta, ma è così, anche noi italiani. Allora, di cosa parliamo un attimo, veramente un flash, giusto per intenderci, perché magari non tutti sanno che cos'è l'associazione Blender Italia, va bene? Allora, l'associazione Blender Italia è l'associazione che è nata in Blender Italia come community, no? Probabilmente non tutti voi la conoscono, magari altri no, andate a vedere, c'è una community, la community di Blender Italia che è nata insieme a Blender quando è diventato open source, quindi dal 2002 esiste questa community. Poi nel 2015 è diventata associazione e quindi ad oggi facciamo 1000 attività. Tra queste attività che fa l'associazione, quindi grazie agli scopi dell'associazione eccetera, che abbiamo scritto uno statuto abbastanza articolato proprio per permettere anche a livello normativo italiano di riuscire a fare tante cose. Il sostegno del Funda, anche se quest'anno non l'abbiamo fatto perché abbiamo un altro progetto, quindi l'iscrizione all'associazione al MIUR, non so se sapete cos'è, in pratica si occupa delle scuole e quindi essere registrati come associazione del MIUR e quindi darci un valore aggiunto. E poi andiamo avanti con il progetto Edu3D, quindi andiamo nelle scuole, spieghiamo ai ragazzi cos'è Blender, come strumento accessibile, noi spieghiamo cos'è la modellazione 3D. Ok, nel frattempo, essendo la comunità italiana di Blender, spieghiamo che esiste uno strumento accessibile a tutti, quindi anche al ragazzo che magari non ha possibilità di comprare una licenza, scusate. Progetto Creo con Blender, l'anno scorso abbiamo assegnato, cos'è il progetto Creo con Blender? È una sorta di Susan Awards, cioè gli italiani che fanno dei cortometraggi con Blender presentano il loro cortometraggio. Se questo cortometraggio vince, come è successo, a Bologna abbiamo assegnato 4.000 euro. Siamo l'unica realtà che ha fatto una cosa del genere. Non sono tantissimi 4.000 euro, però in confronto a tutti gli altri concorsi che magari non ti danno nulla, 4.000 euro possono essere una spinta per poter fare magari il secondo cortometraggio, va bene, comunque riprendere un po' le spese. Poi abbiamo una larghissima, ormai vastissima proposta formativa, corsi, eccetera. Andate a vedere su formazione.blender.it e troverete di tutto. Creeremo workshop per tutta la comunità italiana, per tutta la comunità, realizziamo conferenze, siamo reduci da Napoli, siamo stati prima a Roma, Foligno, Bologna. Il 2024 saremo a Torino, quindi se c'è qualcuno nelle vicinanze, a maggio l'anno prossimo te ci ha trovato. O se volete vi proponete, perché è una sulla falsariga insomma della Blender Conference, quindi se avete voglia di esporre poi ci sarà la chiamata, diciamo, potete proporre. Poi Blender Magazine Italia, andate a vedere blendermagazine.it e c'è il magazine che ormai sta dal 2008 avanti. E doppiaggi, abbiamo doppiato, non so se qualcuno ci ha fatto caso, abbiamo doppiato tutti i corti editi dalla Blender, dalla fondazione.
quindi troverete tutti i corti, tutti tradotti in italiano, quindi doppiati in italiano. Poi qualcuno è stato doppiato meglio, qualcuno è stato doppiato peggio, poi c'è sempre il Covid di mezzo, periodo Covid, e tanto altro, va bene? Quindi questa è un po' l'attività della comunità italiana, che è super attiva, ok? Quindi vi invito, chi non la conosce, andrà a vedere, ed eventualmente anche partecipare, quindi associandovi, potete fare, veramente possiamo fare tutti insieme cose molto più grandi.